Forti saluti dell'amministrazione comunale, del sindaco del comune di Luzzara che non ha potuto essere presente questa sera. Ringrazio tutti i dipendenti del comune di Luzzara che hanno fortemente voluto questa serata, io più di tutti perché l'aspettavo con ansia, dovevo partecipare alla prima ma poi ci hanno chiuso. E finalmente siamo qua, speriamo che sia di buon augurio questa serata. Niente, volevo solo salutarvi e una raccomandazione, quando inizierà il film, chiedo la cortesia di silenziare i vostri cellulari. Grazie. Allora, solo due parole per introdurre Francesca e Gabriele, che sono state due, un'attrice e una comparsa del film di Giorgio Direttivo di Nascondermi. Come sapete, il film era stato presentato a fine febbraio del 2020, purtroppo poi con l'emergenza Covid è stato rimandato all'estate, per la prima volta molti di noi l'hanno visto anche alle arene estive, Reggio Emilia, Mantova, che ha iniziato un tour promozionale. Poi purtroppo si è interrotto ancora, ma adesso sta uscendo in diverse sale cinematografiche. È un film che per la prima volta possiamo dire che è un lungometraggio che affronta la vita di Antonio Ligabue. Perché come sapete c'è un grande precedente a noi vicino, che è lo sceneggiato di Salvatore Nocita del 1978, che però è uno sceneggiato per la RAI, per la televisione, con la sceneggiatura di Zavattini, del Cardinale Bagnasco, e con un'interpretazione anche qui memorabile come quella di Elio Germano che era di Flavio Bucci. Il film, nonostante sia stato bloccato, ha avuto un grande esordio al Festival del Cinema di Berlino nel 2020, in cui Elio Germano è stato votato come miglior attore e si è ripetuto anche ai Nastri d'Argento e ai David di Donatello, addirittura 15 nomination ai David di Donatello, 7 premi tra cui miglior film, miglior regia, miglior attore. Quindi noi abbiamo la fortuna, visto che poi il film è stato girato sul territorio, principalmente la Bassa Reggiana e Mantovana, la fortuna di avere un regista come Giorgio Diritti che utilizza il metodo del cinema neorealista, cioè nel luogo in cui gira il film sceglie e cerca delle comparse che hanno questa parlata, questa lingua, questo parlato, e cerca dei non professionisti, come accadeva proprio nei film del neorealismo. A fianco chiaramente a degli attori professionisti come Elio Germanio, Mario Perrotta e tanti altri che ci sono nel film. Quando ho fatto le audizioni al cast ci sono andati anche Francesca e Giulio, e Francesca ha avuto la fortuna poi di interpretare una delle figure chiave anche nella vita di Antonio Ligabue, che è Cesarina. Quindi adesso io, prima di lasciarvi la visione, vi lascio la parola, visto che poi Francesca è luzzarese, quindi ci tenevamo, visto che ha fatto tantissime presentazioni in giro per la provincia e non solo, anche in regione, ad averla qui a scambiare due parole con noi. Grazie. Così ci sentono meglio. Portate pazienza, tanto siamo tutti vaccinati, tamponati. Francesca, allora, è emozionata di giocare per la prima volta in casa? Giochi in casa stasera. Quindi, insomma, il pubblico dalla tua parte. Facciamo sentire a Francesca quanto siete a lei vicini questa sera, perché vi vedo numerosi, però voglio sentire il calore. Francesca, più emozionante giocare in casa questa sera qua oppure quella sera a Berlino quando eri sul tappeto rosso? Berlino è un'emozione unica, non capita tutti i giorni. Per una poi che non ha mai avuto esperienza nel mondo cinematografico, arrivare al Festival del Cinema di Berlino è come vincere la Coppa del Mondo di calcio. Me l'hai rubata perché ogni tanto la utilizzo io, perché io dico che sono un amatore che ha avuto la possibilità di giocare almeno un minuto nella finale di Coppa del Mondo. E dico questo perché appunto
Lei ha avuto l'opportunità di avere una parte veramente importante. Io mi sono accontentato di questa apparizione con una frase che è diventata poi tormentone all'interno del trailer ufficiale, quindi insomma anche se era un minuto di apparizione, quel minuto o una parte di quel minuto ha girato parecchio e per questo motivo insomma sono immodestamente qua anche questa sera, anche se la vera protagonista è lei e più che come attore volevo nascondermi, sono più presente forse come suo intervistatore, perché insomma è giusto che i riflettori siano tutti per lei. Per me, se vi ricordate poi durante la proiezione, sono quel mecenate che dirà a Ligabue: ma lei sa far solo delle bestie? E questa era appunto la fase tormentone. Così ho chiuso la parentesi su di me, Francesca, e torniamo su di te. E vorrei farlo in una maniera un po' differente dal solito rispetto ad altre presentazioni che abbiamo voluto fare, perché qui giochiamo in casa e qui appunto è arrivato nei giorni scorsi un omaggio particolare per te, che è questo quadro che troviamo qui. E questo è una sorta di autoritratto. Noi questa sera qui abbiamo Ligabue, ok? O perlomeno, insomma, se non è proprio quello vero, un simile a Ligabue. Lo vogliamo chiamare lì in fondo alla sala con quella bella... Fulvio, berretto. Vieni! Venga, venga, vieni, Fulvio. Fulvio! Eccoci. Che, come dire, lui ha iniziato... sapete che Cesarina è un po' una specie di fidanzata, per certi versi, di Ligabue, anche lui ha iniziato un po' a corteggiarla, diciamo così, regalandole dapprima un cappello similare a quello che indossa questa sera con la scritta Dundese, che è tipica, no, di Ligabue, e poi le ha regalato questo autoritratto, diciamo così, di Ligabue, un vero falso d'autore, diciamo così. È arrivato da San Benedetto Po, che non è proprio esattamente dall'altra parte, no, non è proprio attaccatissimo qui, e quindi insomma ci tiene sia a Ligabue che alla nostra Cesarina, giusto? Prego vicino al microfono, grazie. Buonasera a tutti. Ecco. Ho avuto la fortuna un mese fa a Quistello, c'era la piccola Parigi, dove c'erano 130-150, diciamo, artisti che presentavano le loro opere. Anch'io ho presentato qualcosa. E casualmente la serata sta finendo e alle 9:15 arriva questa ragazza qua che guarda i miei quadri e dice: oh, Ligabue! E allora io rimango così sorpreso e dico: ma lo conosci? Ma io sono la Cesarina. La Cesarina. Io il film l'ho visto almeno più di Giorgio Viritti, che l'ha fatto, l'ho visto almeno 40 volte, 50, perché io sono nato lo stesso giorno di Ligabue, faccio i quadri di Ligabue e questa ragazza qua mi viene accanto e mi dice: sono la Cesarina. Io se mi fosse passato accanto il Papa non sarei stato così emozionato. Allora quando sono andato a casa la notte ho fatto questo quadro qua, che è un quadro di Ligabue, che è venuto abbastanza bene, diciamo. E così ho cercato di chiamarla e ho fatto questo piccolo regalo, ma il regalo è stata lei che l'ha fatto a me, presentandosi a vedere i miei quadri. Però il vero Ligabue a Cesarina gli ha fatto proprio un quadro a lei dedicato, certo, proprio a lei in realtà. E qui a questo punto io credo che dovremmo utilizzarla come modella e insomma farle un dono di questo tipo. Non sono in grado di farlo. Però nel film, lui è quasi alla fine del film, come potrete vedere, lui gli chiede un bacio, dammi un bes. Allora io ho pensato di scriverglielo lì davanti, dammi un bes, perché era quello che lui implorava alla Cesarina, tutto qua, insomma.
non sono in grado di... Potrei provarci. Proviamoci, vediamo che risultato alla fine ci viene fuori. Tra l'altro, oltre che per il quadro, merita di essere qui con noi questa sera, perché anche lei mi sembra che sia un attore mancato, no, del film... Sono venuto anch'io lì a Guastalla, mi sono messo in coda, avevo 260 persone davanti, però non ho mollato, sarei ancora là a aspettare, sperando di fare la comparsa. Poi quando mi ha toccato il mio turno mi dice: ma quanto sei alto, quanto pesi, quanti anni hai, che numero porti di scarpe qua e là. E tra l'altro 3-4 giorni dopo mi mandano un'email dicendomi: guarda, che potresti fare il falegname, che nel film non c'è la scena del falegname. Io avrei dovuto Ligabue viene in bottega da me e mi chiede una gabbia per i conigli. Io ho detto: guarda, ne avevo una piccola e ho solo questa qua. E lui mi dice: sì, va bene, però... Allora gli dico: ma hai i soldi? Perché lui era sempre in bolletta, sapete la storia di questo personaggio. E lui casualmente tira fuori una banconota. E io dico: allora facciamo questa scena qua. E lui esce dalla mia bottega, quando è fuori, un ragazzo lo investe quasi in bicicletta, gli va quasi addosso. Ligabue si spaventa e comincia a imprecare. E allora il ragazzo gli dice: Tony, ti sei cagato addosso, perché si era spaventato così. Allora comincia a bestemmiare così. Io che ero in bottega dovevo uscire e dire Safet in dialetto reggiano. Io sono un mantovano, però dovevo dire Safet, vada a fermare, rastranirsi qui. Perché altrimenti, no, va via, perché altrimenti la gabbia non ce la faccio. Io ci ho provato, ci ho messo tutta la mia arte di attore, però non mi ha preso niente. E vi dirò che ero abbastanza arrabbiato con Giorgio Di Ritti che non mi ha preso. Io ho detto: spero che mi prenda a fare la comparsa, anche se passo per 5 secondi in bicicletta, che lui è là, per me era un traguardo, e invece non c'è stato niente da fare. E allora... ho detto: spero che questo film ti vada male. Abbiamo scoperto il colpevole della pandemia. Ma è stato quello. Buona parte è stata mia. Però è andato abbastanza bene. Perché qualche piccolo premio. Quindi se deve portare male così, tutto sommato, dai, possiamo anche tenerlo quasi come talismano. I premi possibili sono stato contento, che del fatto che la scena del falegname non c'è. E di conseguenza, meno male, non l'ha fatta un altro. E quindi già una grande consolazione. Grazie mille. Fulvio Baratti in arte Ligabue. Ecco. Il best te l'hai detto, te lo dico quasi in diretto. Adesso le devi un quadro, mi raccomando. Oltre a questo, che così glielo sequestro, e gliene fai uno appunto personalizzato con il suo autoritratto. Grazie mille di tutto. Cesarina, che abbiamo fatto questa sorpresa, graditissima come il quadro, ma anche il suo racconto, direi molto bello e toccante. Ha toccato anche qualche punto in comune con l'esperienza di tutti noi, perché si parte proprio da quel casting al quale ha partecipato lui con meno fortuna, diciamo così, rispetto a noi. Noi siamo stati più fortunati. E tante volte noi utilizziamo questo spazio anche per spronare, qualora dovessero presentarsi altre occasioni similari, proprio le persone tra virgolette normali, a provarci a diventare tra virgolette attori. Non bisogna mai lasciare niente di intentato nella vita.
Cioè, se voi avete un sogno, dire voglio provare a fare un film, fate i casting, non dire tanto non mi prendono, provate, tanto non costa nulla. Tu ci avevi provato, com'è stata la tua esperienza? Hai dovuto penare parecchio oppure insomma è andato tutto liscio? Beh, insomma, diciamo che avevo 200 persone davanti. Quando ho visto questa fila ho detto forse è il caso che vado a casa e ritorno più tardi. Mi è andato bene perché quando sono ritornata non c'era più nessuno e mi hanno detto vieni, ti facciamo anche se stiamo chiudendo. Poi magicamente mi hanno preso. Anche perché ti ha addocchiato il regista in persona, Giorgio Diritti, che ha detto voglio lei. No, era la vice regista, Barbara Daniele, sì. Comunque, insomma, il suo bacio operativo. L'ho conosciuto in una seconda battuta. In seconda battuta. Però allora la vice regista ha fatto un gran lavoro, perché poi alla fine lui non avrebbe rinunciato alla sua Cesarina per nulla al mondo. Esatto, hanno persino cambiato il contratto perché io lavoro nella pubblica amministrazione e quindi mi volevano fare un contratto come dipendente, ma chi lavora nella pubblica amministrazione può fare solo contratti di prestazione occasionale e quindi il regista si è battuto per farmi cambiare il contratto, altrimenti non avrei potuto partecipare. Senti un po', quindi passiamo dal casting, anche per il tempo tiranno fugit, passiamo dal casting direttamente al set, l'esperienza al fianco di Elio Germano. Diciamo che Elio è una persona squisitissima, ci puoi ridere e scherzare come una persona, un compagno di classe. Non ti rendi conto di avere a che fare con un professionista, anche perché ce l'avevo di fianco nel camerino quando nel sala trucco, ridevamo e scherzavamo come due compagni di classe proprio. E Giorgio Diritti? Una persona squisitissima che proprio ti mette a tuo agio prima di andare sul set, ride, scherza, insomma non ti fa emozionare, nonostante tu sai che sei lì e non puoi sbagliare, lui ti mette proprio a tuo agio. Senti, quanto ti ha cambiato la vita? Volevo nascondermi, adesso non ti puoi più nascondere. Beh, insomma, diciamo che vivo quest'onda improvvisa del successo, però penso che sia stata un'esperienza passeggera, divertente, però è un capitolo della mia vita che non penso ricapiterà, anche perché una fortuna così, con un film così importante, sono esperienze che comunque non capitano tutti i giorni nella vita. Tra l'altro nell'enumerare le nomination per quanto riguarda i David, dobbiamo anche ricordare che ce n'era uno anche per te, non tra le sette. Sì, sono arrivata 12ª classificata come attrice non protagonista al David di Donatello del 2021. Senti, quanti di questi tuoi concittadini che sono presenti qua questa sera ti hanno già chiesto l'autografo? No, nessuno. Come nessuno? Allora dopo. Poi a fine proiezione lei si metterà di fuori, no, non ci sei. Vabbè, comunque insomma, quando le incontrate per strada, mi raccomando, fatevi fare l'autografo, insomma, almeno date dimostrazione tangibile di avere apprezzato la sua serata. Senti, delle scene che hai avuto modo di girare, che sono almeno, insomma, sono qualcuna, diciamo così, quale è quella a cui sei più affezionato? Secondo me la scena più bella è quella di quando mi fai il ritratto. Perché vedi? Senti, è stato il mio debutto in assoluto sul set, nonostante poi si vede nella scena finale del film, quasi alla fine. Però quando abbiamo girato il film loro non ci hanno spiegato come poi sarebbe stato montato. Io la scena che ho girato per primo, poi ne ho girate altre, ma quella alla fine risulta in fondo al film. Quindi noi non avevamo la percezione della trama del film, perché non sapevamo come sarebbe stato montato. Quindi ero curiosa di vedere dove sarebbe stata inserita questa scena. Gli ultimi saranno i primi, come si suol dire, quindi è così anche per le scene dei film.
Poi volevo chiederti, insomma, questa mamma un po' terribile che avevi, che è lo stessa, no? Lei era la figlia dello stessa, con Ligabue che un po' si era invaghito di lei. Questa mamma così terribile? Questa mamma così terribile, invece è nata una bellissima amicizia fuori dal set, è una persona bellissima, cioè veramente una seconda mamma. Mentre invece sul set era una macchina da guerra, sempre contro Ligabue, gliene diceva di ogni perché non volevo assolutamente che lui ci provasse con me. E poi c'è una scena, adesso non svegliamo prima, però Patria l'hanno già visto in diversi. In quanti l'avete già visto in qualche modo? 1, 2, 3, 4, 5, bravi, perfetto. Non avete ancora raggiunto la quarantina di volte del nostro amico, noi 6 o 7, 8, una decina, insomma, ogni tanto l'abbiamo portato in giro, l'abbiamo presentato, e insomma c'è una scena quasi hard anche, dai, diciamolo. Sì, quella sul letto che poi è finita anche nel trailer del film, però poi alla fine è un attimo, noi abbiamo girato per una giornata intera quella scena, però poi si vede proprio un attimo. Ah, una giornata intera? Sì, è stata una giornata intera a letto con Elio Germano. A Palazzo Ducale, a Guastalla, abbiamo provato diverse inquadrature, tra l'altro su quel letto c'era ogni ben di Dio, paste, polli, arrosto, c'era un profumo che veniva una fame, però non si poteva toccare niente perché erano tutti oggetti da scena. Insomma, no, tra l'altro c'era, a proposito di paste, poi sono state presentate una volta e quella mamma terribile di cui parlavamo prima aveva perfino avuto l'ardire di dire ma queste paste non erano buone, che non erano buone solo perché le aveva portate Ligabue, perché se le avesse portate un altro magari se le fa anche lei. Senti, poi avevi anche un fratello, tra l'altro, no, nel film. Sì, è interpretato da Fabrizio Careddu. Questo fratello praticamente accompagna Ligabue nella locanda della Croce Bianca, perché il mio personaggio è una cameriera proprietaria della Croce Bianca insieme alla madre, appunto questo mio fratello. E lui accompagna Ligabue, anche lo va a trovare in ospedale quando è alla fine dei suoi giorni. Anche lui, diciamo, che ha avuto delle scene importanti. È un amico che è venuto con noi in alcune occasioni, sempre durante le presentazioni, ci teniamo a salutarlo, anche perché sta per fare un corso che partirà nei prossimi giorni. E niente, in conclusione, cosa possiamo dire al nostro pubblico, che poi soprattutto il tuo pubblico della tua città? Se qualcuno ha delle domande da fare... Non siate timidi, mi raccomando. Altrimenti dopo poi riparto a fare domande io, non ci fermo più. Sei andata a Bollino, al festival? Sì, allora, siamo partiti con l'amministrazione comunale di Gualtieri e Guastalla e quando siamo arrivati là, alla mattina prima del film c'è stata la conferenza stampa internazionale dove hanno presentato il film, c'era Elio Germano, c'era il regista e c'era un po' tutta la troupe. Poi alla sera appunto c'è stata questa visione in un teatro enorme che si chiama appunto, cioè che viene allestito per la Berlinale in pieno centro, e una cosa molto emozionante è stato vedere proiettato il titolo del film Volevo nascondermi in lingua italiana. Il film è stato presentato in italiano in Germania con i sottotitoli in tedesco. E diciamo che sì, è stato molto emozionante perché sentire parlare la tua lingua in un paese estero è stato molto bello. E poi un'altra cosa che appunto, cioè un aneddoto, che in Germania questo film, la prima parte del film che adesso vedrete, è in tedesco e noi eravamo lì la prima volta che non l'avevamo mai visto il film, questa prima parte non abbiamo capito nulla di quello che dicevano perché non è stata tradotta. E tra le altre cose, visto che era la prima volta che lo vedevi, quando è apparso anche il tuo nome nei titoli di testa, immagino che un po' di batticuore lo possa aver avuto. Certo, poi la curiosità di vedere come era stato montato questo film, che poi erano passati 2 anni, perché noi abbiamo fatto questo film in giugno 2018. C'è stata una post-produzione lunghissima e poi finalmente quando...
doveva uscire, è stato presentato al Festival del Cinema di Berlino a febbraio 2020. Noi siamo rientrati il sabato sera da Berlino e la domenica sera hanno chiuso tutto per il Covid, quindi è proprio stoppato dall'inizio. Per colpa di quel signore lì in fondo. Esatto. Ma poi il mese gli avevi dato o meno dei film? Che non Ma adesso non svegliamo tutti i particolari perché la gente è qua per... Spoileriamo. Esatto. No. Va bene, altre domande da parte del pubblico? Se ci sono. Altrimenti il nostro quarto d'ora è pressoché sfumato, compresi ogni istante di recupero. Lo sapete che, insomma, lei fa anche l'arbitro, no? Lo conoscete tutti, no? E fa anche l'arbitro, quindi insomma i minuti di recupero se non vengono dati, poi dopo le squadre si arrabbiano. Quindi qui noi abbiamo robacchiato qui 2 o 3 minuti in più di presentazione, per i quali ci scusiamo logicamente, adesso vi lasciamo alla visione del film. Si è promesso che non arrivino nel frattempo ulteriori quesiti, giusto? Va bene, e i saluti finali Francesca. Grazie a tutti e vi auguro buona visione. Bene, grazie a tutti anche da parte mia e grazie per l'ospitalità. Buona serata.